giocatore imbastardito da Ducale, cioè, ma non sempre. Ultima cosa, ultima notazione sociologica che è interessante, nell'aperitivo tenete conto che soprattutto per gli adolescenti, per i giovani, noi ci siamo focalizzati su questo target, è un vero e proprio rito, okay, che si intreccia con la pratica del binge drinking. So che sapete di cosa sto parlando. Quindi è ovvio che questa pratica è così importante, perché anche poi a volte dei risvolti di flirt sessuale, eccetera, eccetera, così importante per i ragazzi, per i giovani, prescinde dalla qualità. Se io voglio fare il binge, voglio ubriacarmi, qualsiasi cosa mi va bene, anzi, peggiore la qualità, meglio è per questo scopo. Grazie. Certamente credo che abbiate messo il punto, messo l'accento su un punto importante, che è il discrimine tra una tipologia di consumatore che ricerca la convenienza a tutti i costi e quindi cerca il consumo massificato a poco prezzo e chi ricerca la qualità. È chiaro che, come dire, da un punto di vista teorico bisognerebbe andare a migliorare l'ala virtuosa del consumo, poi vediamo come si può fare, però Mauro voleva aggiungere qualcosa. Rapidissimo, prima cosa che hai appena detto, attenzione che a volte è lo stesso consumatore che fa esperienze di un certo tipo e poi cerca un valore diverso, è quello di andare a spendere 5 euro al takeaway. Ha due bisogni diversi, la ricerca di due valori diversi, ma è la stessa persona. Parlando di uguale momento. Certo, uguale momento di consumo non c'è dubbio. L'altra cosa che volevo dire a proposito di disallineamento, tu parlavi di focalizzazione del lavoro che loro fanno sul segmento giovane. Ecco, direi che c'è un disallineamento dell'offerta rispetto ad altri segmenti, che sono segmenti che stanno diventando, lo dicevo prima, sempre più importanti. Io dico con fervore, perché tra moltissimi anni ci sarò dentro in pieno, e quindi voglio dire, se anche ci fosse, ho avuto il piacere di essere ospitato da Silva a un convegno specifico in cui ho assistito a presentazioni di modelli di format serali o preserali, dove voglio dire, il target non era assolutamente più questo tipo di qua. Non dimentichiamoci che ci sono tantissime coppie, nel mio caso con figli grandi che sono indipendenti, che si possono fare un po' più di qualche anno fa i fatti loro, avendo dei locali che però per aperitivo per altre cose possono essere adeguati come tipo di offerta e come ambiente, ma solo questo. Grazie, hai toccato un punto che volevo appunto condividere con voi, cioè questo, che quando parliamo di aperitivo, di happy hour, pensiamo sempre a un pubblico giovanile. D'altra parte Alessandro fa una ricerca su internet, non so se una parte, comunque una gran parte è questa. Ecco, se noi prendiamo come assunto la necessità di una riqualificazione del momento di consumo aperitivo, non è il caso, come sottolineava Mauro Ramparelli, di cominciare a pensare a target diversi, a offerte che vadano anche su target che non sono i giovani, che hanno un mondo di riferimento particolare, ma su un target anche con magari disponibilità di spesa maggiore, se non è esodato, ma insomma questo poi fa parte di un altro aspetto della nostra società che in questo momento rimane, come dire, un po' nel retrobottega, ma di cui dobbiamo sicuramente tenere presente parlando di consumi. Ecco, non è il caso di cominciare a pensare a target diversi e a proporre delle offerte differenziate. Lo chiedo prima a Moreno, poi a Laura e poi magari anche a Cesarino. Allora, la discussione si è fatta interessante, molto interessante, e poi alla fine di questo intervento vorrei fare anche un attimo, visto che è nominato più volte la stella, vi racconto anche cos'è un aperitivo stellato, così ci faccio capire la differenza. Per quello che riguarda quello che tu mi chiedi, io penso che stiamo affrontando il problema dalla parte sbagliata, nel senso che non c'è tanto da cambiare. Queste cose si dicono sempre, no? Cambiamo
età, cambiamo format, cambiamo. Io parto da, da dove è nato il problema. Il problema è nato tanti anni fa, quando io mi ricordo che, non so se 20-25 ero nelle commissioni che davano, c'erano le licenze, no, nel Senigallia, e c'erano un numero di licenze, quindi si davano, c'erano le richieste e ci si riuniva per dare questo, quello, quello, la licenza, e ce n'era sempre per tutti. Quando, adesso non mi ricordo la data precisa, non so se Luciano può aiutare, ci sono state le privatizzazioni, le liberalizzazioni. Perfetto, e nessuno ha detto niente, cioè per noi va tutto bene, la liberalizzazione, ma sì, cosa ha generato la liberalizzazione? Ma ve lo dico a Senigallia, cioè dalla, dalla rotonda a dove c'è il mio collega Oliassi, sono praticamente 500 metri, da tre locali ce ne sono 18. Nel centro storico da tre licenze si è passati a 24. Allora voglio dire questo, liberalizzazione, uno. Due, crisi di tanti lavori, quindi il wine bar e il ristorante sono diventati il rifugio peccatorum di tutti, cioè tutti vogliono aprire il ristorante e il wine bar perché reputano che sia facile. Allora, in questo numero di locali che aprono e chiudono a dismisura, l'offerta si è abbassata, perché se io devo bere un vino scadente preferisco un miscelato. Quindi questo secondo me è il problema centrale, perché oggi tutti vogliono aprire un wine bar, è facile, la licenza ce l'hai, e il mutuo adesso è un pochino più difficile, però se firma nonna te la dà, te lo danno il mutuo, tu apri, apri, dopo vedi che metti una persona, si mette un dipendente, poi a fine mese, a fine anno te dice la dolicella, porca misera, adesso devo pagare, mamma mia quanti contributi, come faccio? Togliamo il dipendente, ah, e il bicchiere bello, qui, poi se rompono i bicchieri, no, cambiamo il bicchiere, questo vino costa 6 euro, ma no, se ne costa 3, se ne costa 2, quindi c'è stata questa gara al ribasso dove potete cambiare tutto quello che vi pare, faremo molta fatica. E riguardo a quello che dicevamo prima, riguardo all'hashtag sfizioso invece che abbondante, io da persona normalissima, mia madre, persona normalissima, che va in un posto dove c'è un bancone di 8 metri con tutti i rasoi, con tutti i pezzi di pane, con qualcosa sopra, colorato, dice che è sfizioso, non dice che è abbondante. Quindi no, no, il mio punto era su quello, era sull'abbondante e non è ospizioso. Io avrei messo ospizioso e abbondante insieme, perché la gente cerca quello, cerca l'abbondanza, cerca tanto pane con qualcosa sopra. Sì, sì, però ecco, no, ti volevo dire che la massa o... adesso magari un ragazzo di 18 anni vede questa tavola, no? Vai a Milano, vai nei bar, c'è questa tavola con tanti vassoi, con tante tartine colorate, cosa diciamo? È sfizioso? Solo pane. È solo pane. Quindi adesso, cioè, non parliamo da un cliente che magari ha un livello un pochino più alto di uscite o di bevute. Quindi ecco, ci troviamo in tanti posti dove o ci sono quelli che partono con vini costosi perché dicono io vabbè non so fa, però prendo la materia prima migliore, quindi il vino migliore, il prodotto migliore. Dopo un po' a fine mese vede che non gli porto i conti. No? E allora subito si fa subito in tempo a prendere prodotti inferiori. Quindi questo per me è molto difficile recuperare il problema. Io sono venuto qui con delle esperienze da portare, purtroppo non ho da portare idee, perché in questi 29 anni ho dato tanto alle idee. Poi vabbè, con Anicò, no? Poi ho abbinato gli aperitivi ai salumi di pesce con 8 euro e ho dato il bicchiere di vino, il pane, l'olio e 50 grammi di bresaola di tonno, quindi pensavo fosse un aperitivo bellissimo, e il bar di fianco a me in piazza Saffi riempie, io ho 3 tavolini nell'ora dell'aperitivo, poi magari mi rifaccio nell'ora della cena di più del bar di fianco, il bar di fianco mi fa un magone, proprio c'ha tutta la sala piena con tante olive e tante patatine, quindi direi che io non ho la cura, ho solo delle riflessioni. Adesso volevo dirvi nella ristorazione che dove sono adesso, dopo 29 anni di apertura, quindi dopo un percorso formativo, cos'è l'aperitivo. Quindi io in un menù degustazione metto sempre un aperitivo, che un cliente lo prenda prima o
parliamo, io nel mio percorso parlo sempre di vino, non ho mai introdotto miscelati. Naturalmente in un menù degustazione per me l'aperitivo non deve essere molto alcolico, perché altrimenti rovino poi un proseguo. Quindi tutti i miscelati che ci sono stati piccoli insieme a un cibo, quindi la nocciolina è diventata una mousse di nocciolina da mangiare col dito, perché devi dare anche qualcosa di simpatico, oppure lo spazzolino e il dentifricio, il cliente apre lo spazzolino e c'è un dentifricio di cocco e menta che o si spatola o si assurge e poi si beve un mojito. Il mojito come l'ho fatto? Con sempre uno spumante del succo alla pera, e ho tolto il rum, ho messo il sake, quindi ho abbassato il grado alcolico. Quindi ecco cosa vuol dire, no? lo stellato è tutto niente, è qualcuno che magari cerca di creare qualcosa in più, di dare qualcosa in più. L'ultimo, una serie che è già partita l'altro anno ma quest'anno partirà in maniera più massiccia, è il mio ricordo di un miscelato. E quando è finito il ghiaccio, mordicchiate mai il ghiaccio che rimane, è bellissimo, no? Una bella sensazione tattile, quel crunch, no? Quindi ci sarà una serie di ghiaccioli. Abbiamo incominciato l'altro anno con la caipirosa, dove la vodka insieme a infusione a freddo con la rosa, la marmellata, quindi acqua, arrivavamo a una gradazione alcolica leggerissima, però mangiare questo ghiacciolo e sentire il croc era molto molto gradevole. Poi adesso lo riproporremo con un margherita. Quindi ecco cos'è l'aperitivo, diciamo, stellato all'interno di un menù di un ristorante. Le altre sono riferite in locali dove io ho sempre sperato che l'aperitivo si evolvesse e migliorasse, però in questi anni non ho visto questo miglioramento, ma soprattutto la causa nocciolo di tutto è l'apertura incontrollata di wine bar, di locali, di ristoranti, di anicò, di tutto quello che si può sul cibo in una maniera incontrollata e incontrollabile. Quindi purtroppo anche quelli che fanno qualità in questo momento soffrono. Io non faccio più qualità col sorriso con il quale la facevo prima.